Oggi faremo il rotolo di pan biscotto. Prendiamo due contenitori. In uno mettiamo i rossi e in uno i bianchi. Le uova sono 4. Mettiamo 120 di zucchero nei rossi, 120 g di zucchero nei bianchi. Ora monteremo i rossi con il frullatore alla massima potenza. Andiamo a pulire le pale e adesso montiamo i bianchi. Allora, sono molto sodi i bianchi e andiamo a metterli, a unirli con i rossi appena sbattuti. Adesso versiamo a pioggia la farina. E la incorporiamo molto molto lentamente, in modo che i bianchi non si smontino. Il forno è stato già acceso a 210 gradi. Così è bello caldo. A questo punto metto il composto sulla leccarda da forno precedentemente ricoperta da un foglio di carta forno. E mentre lo metto, comincio già a dare la forma del pan biscotto, cioè una forma rettangolare. In questo modo non devo tanto infierire sul pan biscotto. Le uova che ho usato sono fondamentali, non sono uova di supermercato, ma uova di galline casalinghe allevate a terra. Guardate come è venuto solido questo pan biscotto, e questo è dovuto a due cose: alle uova, alla qualità delle uova e alla qualità del vostro frullatore. Ora mettiamo in forno. Prepariamo il canovaccio su cui mettere il nostro pan biscotto.
Inoltre prepariamo la marmellata o la Nutella. Io in questo caso ci metto la marmellata perché ne avevo un po' da smaltire. Sul canovaccio metto un po' di zucchero. Poi prendo il pan biscotto. E lo capovolgo. Con un veloce gesto ho capovolto il pan biscotto e l'ho messo sul canovaccio. Adesso, molto molto lentamente, vado a togliere la carta forno. Il pan biscotto è venuto molto umido e morbido e probabilmente non si romperà proprio per il fatto che le uova che ho usato sono uova casalinghe e non uova di supermercato. Adesso vado a mettere sul pan biscotto la mia marmellata. Io l'ho anche un po' frullata. E adesso c'è l'operazione più difficile, arrotolare il pan biscotto. E la superficie è completamente liscia. Ho arrotolato il pan biscotto e ora lo metto su un tagliere. Ed ecco il nostro pan biscotto. Tagliamone una fetta. La prima la diamo all'assaggiatore. Seconda, ve la faccio vedere, guardate com'è venuto bene. All'interno potete metterci 300 g di Nutella sciolta lievemente in microonde. Io invece ci ho messo 240 g di marmellata. Alla prossima ricetta.